Paesagno, mi auguro che vada bene visto che stiamo alla inaugurazione, poi eventualmente ci diamo appuntamento fra una decina di giorni per fare un consuntivo. Paesagno, quella vita è stata molto faticosa. E ci sono circa 40 fotografie, di cui una ventina di pannelli, qualcuno proprio grosso, 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 e tutto questo sta per evidenziare le bellezze del Sannio. Il Sannio deve essere soltanto conosciuto. Una volta che viene conosciuto, sono sicuro che chiunque una passeggiatina nel Sannio la vuol fare. È solo che poi, una volta che viene qualcuno, vengono i turisti, questo turismo, si parla tanto tempo del turismo, ma i risultati non è che siano stati molto positivi, almeno negli ultimi 40 anni. Benevento merita molto di più, sia la città di Benevento che la provincia di Benevento. Se pensiamo al vino di Solopaca, pensiamo al caciocavallo di Castelfranco in Scano, alla caciotta rossa e alla salsiccia rossa di Castelpoto, insomma, tante al carciofo di Pide, insomma, ci stanno tante cose veramente importanti. Bisogna farle conoscere. Una volta che vengono conosciute, verrà un po' di gente, però quando viene questa gente qua bisogna applicare il famoso welcome degli inglesi, bisogna accoglierli bene, bisogna avere attrezzature, persone valide che possono valorizzare il sangue. Comunque il Sannio va visto, ci sono posti che anche io non sapevo proprio che esistessero. Contrada Corbacchini, c'è un castello bellissimo abbandonato, nella zona di Buonalbergo, c'è l'acqua sul Fucino, delle cose incredibili. E quindi niente, per Paesagno il consuntivo lo facciamo fra 10 giorni, speriamo che vengano molti visitatori, e voglio ringraziare soprattutto la provincia di Benevento e l'assessore Aceto.